Alla giostra del gol dello Stadio Adriatico questa volta si diverte soprattutto il Frosinone, che sotto di 3 reti all'intervallo ha avuto la forza di recuperare una gara che sembrava chiusa dopo 45 minuti, sfiorando anche la vittoria che non avrebbe potuto far gridare certo allo scandalo, considerando anche i 4 legni colpiti dai ciociari ed il gol sembrato regolare annullato a Daniel Ciofani. Il Pescara Dr. Jekyll e Mr. Hyde recrimina per la rimonta dei laziali, ma pensa soprattutto a quello che bisognerà fare per migliorare la fase difensiva. 8 gol subiti in 3 partite sono troppi e sabato prossimo alla Rechi ci sarà la Salernitana. Zeman senza Campagnaro, Fornasier, Selasi, Lattelatte, Lizalde e Mancuso, ripropone per 9 undicesimi la squadra sconfitta a Perugia con le varianti di Crescenza al posto di Zampano e Del Sole per Baez. Nell'11 Ciociaro Longo, privo di Brighenti, Dionisi, Crivello, Zappino, Matteo Ciofani e dell'ex Soddimo, si affida al 3-5-2 con Ciano e Daniel Ciofani di punta. L'avvio del match diretto da Sacchi di Macerata di fronte a 10.000 spettatori vede subito al terzo una conclusione al lato di Del Sole dall'interno dell'area di rigore. Il 18enne di proprietà della Juventus si riscatta un attimo dopo con un'azione travolgente sulla destra e con il cross perfetto a centro area per Pettinari, che a porta vuota non sbaglia per l'1-0 segnando la 4ª rete stagionale. Al 5° c'è la pungente reazione degli ospiti con Ciano che colpisce un clamoroso palo con la deviazione decisiva di Pigliacelli. La gara non regala un attimo di pausa. Al 9° Ciofani in area conclude quasi a botta sicura, trovando la deviazione di un portiere del Pescara che questa volta dice no. Al 12° si rivede Ciano che su punizione colpisce ancora il palo con un tocco decisivo del portiere adriatico. Il Frosinone stringe d'assedio la metà campo biancazzurra. Al 26° Riaudo, sugli sviluppi di un corner con la collaborazione di Mazzotta, colpisce la traversa con Pigliacelli battuto. Porta stregata per il Frosinone. Passa un minuto e uno degli ex della gara, Antonio Mazzotta, spreca una buona opportunità dalle parti del portiere Bardi, che poi non può nulla però al 40° quando ancora Del Sole crea e Pettinari realizza il gol del raddoppio, segnando la doppietta personale e la 5ª rete di un avvio di stagione incredibile, ma che per Pettinari e serata si vede anche al 46° quando Mazzotta, ancora lui, serve un pallone d'oro al bomber biancazzurro che fa 3 reti a 0 e tripletta personale. Al 1° della ripresa subito Frosinone in avanti con un tiro cross di Frara parato a terra da Pigliacelli, brutto presagio per il Pescara. Al 6° minuto c'è infatti il 4° legno colpito dagli ospiti con San Marco e con Pigliacelli ancora decisivo, ma il Frosinone è squadra di rango e che all'ennesimo tentativo trova il gol del 3-1 con Ciano che su punizione pennella una traiettoria all'incrocio dove Pigliacelli questa volta non riesce ad arrivare. Il doppio vantaggio dura però poco per il Pescara perché al 16° ancora Ciano, dopo un'azione travolgente, realizza il gol del 3-2 che riapre la gara. Incredulità sugli spalti per i tifosi biancazzurri costretti a soffrire con al 19° l'urlo del 4° gol strozzato in gola con il salvataggio sulla linea su conclusione sporca di Pettinari di un difensore ciociaro. Dalla parte opposta invece Frara ad imitare il bomber biancazzurro prima del 3-3 griffato da Daniel Ciofani. Incredibile ma vero con il Frosinone che pareggia in 20 minuti una gara che sembrava chiusa. Zeman indispettito manda in campo Baez e Carraro per Benali e Proietti. Al 32° Ciofani segna il gol del 4-3 in posizione regolare con Sacchi che fischia però prima per un fuorigioco che non c'è. Il finale di match con la fase difensiva degli abruzzesi da brividi e con gli ospiti che credono fino alla fine nella vittoria che non arriva. E 3-3 con il Pescara che può alla fine tirare anche un sospiro di sollievo al cospetto di un Frosinone che ha dimostrato di essere probabilmente la squadra più forte del torneo cadetto.